Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi inizio questo video completamente struccata, non vi spaventate, ma stay tuned perché sarà un video molto speciale. Allora, sono stata nel negozio che vende tutto a 99 centesimi ed ho comprato un sacco di trucchi e oggi voglio provare a fare un trucco completo con questi trucchi. Quindi sono praticamente i trucchi più economici che esistono al mondo, penso, e voglio vedere che cosa ne viene fuori. Sono un po' titubante, non mi fido tantissimo, ma non è detta l'ultima parola perché in realtà potrebbero stupirmi e stupirci. Vediamo insieme che cosa ne viene fuori. Iniziamo dal fondotinta. Allora, io prima ho preso questo fondotinta in un negozio di 99 centesimi. Io ho aperto questo fondotinta una volta per vedere il colore, una volta arrivata a casa già mi sembrava scuro dai tester, e poi quando l'ho provato praticamente mi sono resa conto che è marrone. Per farvi capire, ecco, questo era il più chiaro che avevano di questo marchio, questo era il più chiaro, che praticamente, cioè, tipo, divento un indiano d'America, per farvi capire. E poi, nel momento in cui io ho aperto, forse così, ci sono riuscita, non riuscivo a richiudere la confezione, comunque, quindi. E poi, invece, sono stata in un altro negozio, 99 cent, ed ho trovato questo, che è la colorazione 04, però è particolarmente chiara. Ovviamente sarà comunque troppo scura per me, molto probabilmente, però mi dà più speranze rispetto a quello indiano d'America, ecco. Ok, una cosa che devo assolutamente fare è legare i capelli, perché non vorrei macchiarli tutti quanti con prodotti vari, che poi non so nemmeno se il colore se ne va, anche se li ho appena lavati, adesso avrò irrimediabilmente tutti i segni, ok. Naturalmente ho preso anche le spugnette da 99 centesimi, che sono queste, il pacco era questo. Spugne e trucco, accessori per bellezza, quality products for a quality lifestyle. Oh, che figo. Ok, proviamo questo fondotinta che si chiama fondotinta First Step Everyday Cream, marchio Still Day, mai sentito, e andiamo ad applicarlo prima sulla mano. Vedete che questo non è poi così scuro, potrebbe quasi andare, secondo me è comunque troppo scuro, ma vediamo. Non si vede, questo fondotinta non c'è. No, forse un po' sì, dai. In realtà devo dire che ha un buon odore. Mi aspettavo quegli odori chimici, tipo sto applicando benzina sul viso. In realtà invece non è per niente male. Solo che ne serve tipo un chilo, perché questa spugnetta assorbe tutto. Quindi ne ho messo veramente, veramente tanto, per rendere l'idea. E continuo a picchiettare. Volevo comprare anche un primer, ma non ne ho trovati, altrimenti avrei applicato anche il primer. Vi dirò che questo colore non è poi così sbagliato, secondo me un pelino troppo scuro è, però pensavo peggio. Devo dire che anche da vicino la coprenza non è mica male, è comunque un effetto naturale, non lo so, mi ha stupito questo fondotinta, pensavo peggio. Ho visto fondotinta di marchi costosi che erano uguale, se non peggio, di questo. Ora, correttore, non ho trovato purtroppo correttori né liquidi né in stick. L'unica cosa che ho trovato sono questi correttori. Il marchio è Seta Blue Makeup matita correttore. Questa è la numero 1, che è la più chiara. Io detesto in realtà le matite correttore, però vedremo di utilizzare questa, perché è appunto l'unica cosa che ho trovato. Tra l'altro, una cosa che mi fa troppo schifo dei negozi 99 cent, dei trucchi che si trovano in quei negozi, è che purtroppo, nonostante ci siano i tester esposti per ogni prodotto, non capisco perché la gente va e apre il prodotto che la gente acquista invece che andare ad utilizzare il tester. Stessa cosa per questa matita, che era quella messa meglio di tutte, le altre erano tutte strausate, e quindi ho dovuto fare un sacco la punta e togliere un sacco di prodotto inizialmente, perché ovviamente non volevo contagiarmi, e quindi sono andata a fare la punta molto più in giù per togliere insomma qualsiasi prodotto usato da altri, perché purtroppo questo è quello che succede in questo tipo di negozio, ancora non mi spiego il perché. Comunque vado a stendere il correttore. L'unico modo che conosco per stendere il correttore matita è questo, e vado a stenderlo. Però devo dire che il colore di questo correttore non è niente male, perché è molto chiaro, la coprenza non sembra granché, ma la tonalità non è male. E vado a... Ok, direi che ci siamo, proviamo a...
sembra un panda a rovescio. E proviamo a picchiettare con la spugnetta. No, non si sfuma. Ok, proviamo con le dita. La spugnetta era come niente. Beh, con le dita sì, non è male, non è male. Difficile da sfumare e se ne va un po' l'effetto correttore quando lo sfumo, però non è male. Che cosa ne dite? Si vede la differenza? Secondo me sì, ha illuminato un po' lo sguardo ed è da coperto un po' l'occhiaia. Poi, allora, poi arriviamo alla cipria. Anche qua ho fatto i salti mortali per trovare una cipria perché sono stata in diversi 99 cent store, ma ho trovato questa che secondo me è fantasticamente chiara. Non me l'aspettavo di trovarne una così chiara, ma questa penso che sia proprio il mio colore naturale, poi è rosata. E questa è, allora, cipria compatta a delicata pigmentazione, formula copri e sfuma, marchio Still Day. Vediamo com'è. Ovviamente ho comprato anche il pennello dal negozio 99 centesimi e questo è seta blu. Devo dire che anche la cipria ha un ottimo profumo e mi aspettavo peggio, perché quando ero tipo piccola e compravo questi prodotti per giocarci, quelli da un euro, mille lire all'epoca, avevano un profumo chimico schifoso, una roba tremenda. Invece questi non sono per niente male, almeno come profumazione. Poi magari nascondono le schifezze con profumi vari ed eventuali, questo non lo so, però mi aspettavo peggio per quanto riguarda la profumazione. Voi lo sapete che per me l'odore dei prodotti è molto molto importante, perché annuso sempre tutto. Poi, allora, sì, ho preso anche la terra. Naturalmente come terra abbronzante useremo questa Sun Touch Effect, stesso marchio della cipria, che è Still Day. Ovviamente non sono riuscita a trovare tanti pennelli decenti in questo genere di negozio, quindi useremo lo stesso pennello che abbiamo usato per la cipria, perdonatemi. La terra sono riuscita a trovarne una completamente opaca, però non è esattamente la terra che userei per il contouring, perché questa è molto rossa, quindi è troppo caldo come colore, avrei bisogno di una terra un po' più fredda come colorazione. Ma non andiamo ad essere troppo pignoli, altrimenti non trovavamo niente in questo genere di negozio. E vado a stendere la terra sotto gli zigomi, non è tanto coprente, quindi si vede, però si vede, devo dire. E vado a stenderla anche sotto al mento. Dio, non è poi così malaccio per il risultato, cioè pensavo peggio. Forse se vado a spennellarla un po' anche sul collo magari non si vede lo stacco terribile che c'è, non terribile, ma c'è. Ok. Ora, ovviamente io non ho trovato il pennello per il blush, quindi andremo a stendere anche il blush sempre con questo pennello, quindi sarà tutto un miscuglio. Il blush che ho trovato è questo, è un doppio, non so se è un blush, sì, blush colorette rouge. Quindi è un blush, sono due blush, uno è tipo di questo, non riesco ad aprirlo, allora, ovviamente, aprendola si è rotta, cioè non so come, ma è saltato via un pezzo di plastica, non so nemmeno da dove, comunque io l'ho solo aperta ed è saltato via, ok? Tra i due io andrei ad utilizzare questo colore che è un pochino più pesca, l'altro è molto rosato, quasi viola. Però sto bene un po' più abbronzata, non mi dispiace essere un po' più abbronzata. Ora dovremo passare alle sopracciglia. Allora, io ho cercato in lungo e in largo in questo genere di negozio prodotti per sopracciglia, polveri, matite, gel, non esiste niente. Nemmeno tra gli ombretti ho potuto scegliere, perché avevano tutti un po' di brillantini, cioè erano tutti un po' shimmer, un po' shiny, un po' satinati, quindi ho lasciato proprio perdere. Però poi mi sono ingegnata ed ho pensato, forse posso utilizzare la terra. C'è da dire che questa terra, ripeto, è troppo rossa, ma visto che voglio fare un viso completo e non ho altri prodotti disponibili, vado ad utilizzare la terra rossa. Non so che cosa ne verrà fuori davvero, non so come possono uscire le sopracciglia così, ma noi faremo una prova, perché no? Non si vede tantissimo, forse devo metterci chili perché non si vede niente, forse sì, sull'angolo esterno si vede. Non so che cosa ne verrà fuori da questo video, se sarà una cosa decente o no, non mi sto nemmeno rendendo conto se è decente in questo momento, perché a vedermi in videocamera mi sembra decente, però magari poi non è così.
e non lo so, voi dovete assolutamente dirmi che cosa ne pensate di questo trucco. Alla fine mi dovrete dare un voto, cioè vi anticipo. Più o meno comunque le ho riempite, anche se non è esattamente il colore che io prediligo, ma riempite le ho riempite. Una cosa che vi devo dire, che sto notando di questo, non so se è il fondotinta o la cipria, ma sento la pelle che mi tira, quindi e la mia pelle è mista, quindi questi prodotti seccano un sacco la pelle. Ripeto, non so se è colpa del fondotinta o della cipria, però se io che ho la pelle mista la sento tirare, non immagino se cioè cosa possa fare qualcuno che ha la pelle secca o normale, quindi bisogna stare attenti. Forse ho messo io un po' troppa cipria, ma non mi sembrava di aver esagerato. Ok, gli occhi. Allora, qui di nuovo, ovviamente io, cioè, lo sapevo che non avrei mai potuto trovarlo, ma ho cercato comunque un primer. Siccome non esistevano correttori e siccome non esistevano primer per gli occhi, devo andare ad utilizzare di nuovo la matita che abbiamo usato prima come correttore. Vado a stenderla ovviamente su tutta la palpebra e poi la sfumiamo e appunto speriamo che tenga. Oh, è arrivato un gatto Denver. Gatto Denver? Gatto Denver? Gatto Denver patatino? No, non ci sono per nessuno, adesso sonno. Poi passiamo agli ombretti. Vado ad utilizzare questi, che si chiamano Lady Venezia, ombretto originale, questi sono gli original, ed è, non lo so, basta, questo è quanto praticamente, non c'è nemmeno la nuance, no, non esistono le nuance, però uno è tipo di un beige chiaro shimmer, l'altro è invece un marroncino, anche questo shimmer. Vado ad utilizzare questi pennelli che ho comprato sempre a 99 cent e si chiamano Tiffany. Non sembrano tra l'altro così male questi pennelli, se vi devo dire la verità. Beh, ma in realtà si vede, non è mica così male, Si vede ed è anche molto illuminante. Abbiamo fatto una nuova scoperta. Ora cambio pennello, in realtà credo di averne presi due uguali. No, non sono uguali, questo è angolato, tipo un pochino più spesso e un po' più angolato. Ho pensato di poterlo utilizzare per la piega, vediamo, speriamo. Vado ad usare l'ombretto che vi ho fatto vedere poco fa, questo è quello marroncino. Vado ad applicarlo nella piega, ok, non si vede per niente, non esiste. Un po' combattuto, no, ma sì, un po' si vede, dai, non è poi così male. Si vede. Devo solo metterlo abbondante. Anche questo però è super shimmer, non so perché, ma non c'erano ombretti opachi e li ho cercati, ma non esistono evidentemente. Ora con lo stesso pennello vado a disegnare anche la parte delle ciglia inferiori. Se prima invece mi tirava il viso, adesso me lo sento unto. Stranissima come cosa, ma vi giuro che inizialmente era tirava un sacco, adesso me lo sento unto come se io non avessi applicato la cipria. Non è stranissima come cosa? Io vado a riapplicare un altro giro di cipria, che poi è con il pennello che è tutto macchiato di blush e fondotinta, ma sì, perché no, ormai direi che senza vergogna, proprio come se non ci fosse un domani. Adesso la pelle mi tira di nuovo, non c'è una via di mezzo, abbiamo scoperto. Dopodiché vado, ho preso anche, ah sì, mi sono resa conto in realtà che non ho niente per sfumare l'ombretto, questa patacca qua, quindi vado a prendere una spugnetta di quelle che ho trovato nella confezione degli ombretti e vado a sfumare così con questa spugnetta. Quello che riesco a fare faccio. Io in realtà avevo preso anche un ombretto nero, però non credo che lo applicherò. Forse facciamo giusto una mini passata. Questo si chiama D' Donna. Non sto scherzando, si chiama proprio D' Donna. E c'è scritto solo in spagnolo. Comunque sembra proprio un ombretto nero a me. A voi cosa sembra? Secondo me è un ombretto nero. E vado a prelevarne giusto un pizzico, pizzico, piccolino, poco, 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 e vado a stenderlo solo all'esterno dell'occhio, tanto per dare un po' di definizione in più. Che pensavo che questo ombretto marrone fosse invisibile, quando l'ho preso mi sono detta, ah, questo è uno di quegli ombretti, avete presente quelli che usavamo da piccole? Tipo erano di tutti i colori, poi li stendevi e erano praticamente
trasparenti. Invece questo si vede, devo dire. Quindi qua ci siamo, dai, diciamo di sì. E poi vado a prendere... Ah sì, ho trovato anche una matita. Ma quello che mi ha fatto morire da ridere è che questa è la stessa marca degli ombretti, Lady Venezia. Mi ha fatto morire il fatto che ci sia scritto matita per occhi e labbra. E questa è una matita nera. C'è anche scritto matita per occhi e labbra black line. Allora, chi è che usa la matita nera per fare il contorno labbra? Io mi auguro che non lo faccia nessuno. A volte si vedono degli scempi in giro, devo dire, tipo contorno bordo scuro e interno labbra rosa chiarissimo, però io non ho mai visto un ombretto, cioè un contorno nero, quindi anche se c'è scritto non usatelo per fare il contorno labbra, però forse che per Halloween e carnevale ci può anche stare. Stranamente scrive. Allora ragazzi, io vi devo dire la sincera verità, mi aspettavo un video di quelli tipo mio dio, sta roba fa schifo, invece la roba funziona, cioè sta matita scrive. Mi aspettavo che non scrivesse, invece per vedersi si vede. Oddio, non sarà ultra black, però si vede, cioè non è mica così male. Oddio, mi bruciano un po' gli occhi. Spero che non ci siano... Oddio, la lista degli ingredienti è infinita. Mi bruciano un po' gli occhi e spero che non mi faccia nessun tipo di reazione allergica. E ho un po' paura a metterlo all'interno dell'occhio. Forse non la stenderò all'interno dell'occhio perché... non lo so, non mi convince tanto. Passiamo al mascara. Per completare gli occhi ci manca solo il mascara. E questo è il... Tertio mascara. Carino il packaging con tutti questi cuoricini, queste stelline. Oh, è piccolino lo scovolino, piccolino, andiamo a provarlo. Questa mascara non mi piace per niente perché non si vede. Ho parlato troppo presto quando stavo dicendo che i prodotti non sono male. E questo mascara è tremendo. Ok, si vede ma pochissimo. Voi lo vedete? Io non lo vedo. Vado ad applicarlo anche dall'altra parte, ma questo è stata forse la più grande delusione. Il mascara sicuramente non vale niente, questo mascara. Ora non ci resta che passare alle labbra. Io ho trovato questo gloss, Shiny Gloss, sempre di Lady Venezia, che è un bellissimo rosso, che oggi voglio abbinare anche il mio abito e gli orecchini. Vediamo, vediamo com'è. Secondo me è tipo un rossetto liquido, mio. La coprenza c'è. Ok, questo gloss, confermo, sa proprio di roba chimica. Questo è l'unico che sa tipo di polistirolo, plastica. Questo è l'unico prodotto con questo strano retrogusto, che poi è anche l'unico prodotto che si mette in bocca, quindi immagino il gusto se lo indosso tutto il giorno. Non è così male alla fin fine, non so quanto può resistere la durata, appunto mi sento già la pelle un po' unta sinceramente, anzi un po' tanto, non so, è stranissimo perché quando stendi questa cipria inizialmente ti tira tutto il viso e dopo quanto? 5 minuti senti già la pelle oleosa, non lo so. Comunque secondo me non è poi così malaccio, adesso possiamo toglierlo questo elastico e secondo me non è poi così malaccio come risultato. Ripeto, non mi è piaciuto tanto il fondotinta o la cipria per questo motivo, perché la base non me la sento bene, però vederla non è poi così male, secondo me però non resiste più di qualche ora. Il rossetto mi sta macchiando irrimediabilmente tutti i denti, vediamo se con questo vecchio trucchetto della nonna riusciamo a farlo durare. Nel complesso, fondotinta e base non mi convince tantissimo, ma il risultato non è male. Stessa cosa per il rossetto, non è così male a vederlo, però secondo me non durerà tantissimo. Per gli occhi non è male, la matita non brucia più, ho paura di toglierla che magari mi ritrovo tutto l'occhio rosso, però no, in realtà gli ombretti non sono per niente male, la matita
un po' brucia ancora invece sull'occhio sinistro, devo andare a togliere perché mi sto spaventando. Anche le sopracciglia alla fin fine non sono venute così male come pensavo, il contouring eccetera. Non lo so, io direi che se dovessi dare un voto a tutto il trucco complessivamente, alla qualità, io darei un 7. Un 7 perché non mi aspettavo che questi trucchi fossero come sono, nel senso che la matita è scrivente, gli ombretti anche si vedono, il rossetto si vede, mi aspettavo che fosse, cioè a vederlo così sembrava fantastico, ma pensavo che una volta applicato non si vedesse nemmeno addosso, invece non sono per niente male. Io adesso chiedo a voi che voto dareste a questo make up, considerando che si tratta di prodotti da 99 centesimi, quindi per me è un 7. Per voi, da 1 a 10, che voto dareste a questo make-up? Scrivetemelo nei commenti, come al solito qualsiasi domanda scrivetemi anche quella nei commenti, perché io leggo sempre tutti i commenti, vi metto cuoricino, rispondo a tutti. Quindi vi mando un bacio gigantissimo e noi ci vediamo alla prossima, ciao!